un numero crescente di persone in Italia e più in generale in Occidente sta cercando il modo di darsi pace. Pressati come siamo da vite diventate insostenibili, dalle sofferenze spesso sul piano affettivo, da uno smarrimento, da una grande crisi di identità, molte persone cercano delle vie di uscita. Darsi pace, secondo noi, significa però oggi anche sperimentare degli itinerari nuovi di liberazione e di integrazione interiore. Esistono moltissime offerte di vie psicologiche e di vie spirituali, ma quello che a noi sembra centrale è costruire degli itinerari semplici in cui però vengano integrati, vissuti, i tre elementi fondamentali della formazione, e cioè un elemento culturale, un elemento psicologico e una dimensione spirituale. Questi tre elementi però normalmente sono divisi o addirittura opposti tra di loro. Penso che sia dovuto soprattutto ai ritmi delle giornate, ritmi frenetici, spesso di molte persone che, indipendentemente dal tipo di lavoro che fanno, si trovano a essere anche quasi spersonificati da questa cosa. Le offerte culturali oggi sono preeminentemente di carattere scientistico, materialistico, completamente digiune, perfino di una sapienza psicologica, per non parlare di un orizzonte spirituale di senso. Ma anche le psicoterapie, le psicoanalisi dominanti sembrano non tenere conto dell'importanza della storia, del momento storico che stiamo vivendo. Trattano le problematiche psicologiche individuali come se fossero del tutto separate dalla congiuntura collettiva, da questa insostenibilità planetaria che stiamo vivendo, come se l'anima umana fosse qualcosa di privato, come qualcosa che si possa curare solo nello stanzino privato del terapeuta. Ma anche le offerte spirituali, sia quelle della nostra tradizione cristiana che quelle di origine orientale, sembrano a loro volta carenti sia di una saggezza psicologica che ci aiuti ad evitare il pericolo costante di fuga nella spiritualità, fuga da sé in soluzioni spiritualistiche, ma sembrano queste soluzioni, per esempio orientali, non tenere conto nemmeno loro della realtà storica, culturale del nostro tempo. Ecco la necessità che noi sentiamo di un lavoro di integrazione tra questi tre elementi, un lavoro di integrazione che non può che essere anche un lavoro di purificazione e di trasformazione dei tre livelli stessi. Ma l'importante è riuscire a trovare dei momenti in cui riflettere e poter pensare alla propria persona e basta, insomma, poterla isolare da tutto il contesto sociale e sì, isolarsi come persona. Nel nostro mondo siamo circondati da tante offerte culturali che non ci dicono più niente, non ci danno più niente, tanta letteratura, arte, cinema, che non servono affatto alla nostra liberazione. Integrando l'elemento culturale con una pratica meditativa o con un lavoro psicologico serio, noi possiamo liberarci da tantissima cultura che oggi non serve appunto più a niente. Ma la stessa cosa si può dire per le offerte psicologiche, psicoterapeutiche. Se si integrano con una pratica spirituale profonda, per esempio con una pratica meditativa, ma anche di preghiera, possiamo renderci conto di quanti lavori psicologici in realtà ci richiudono nel nostro io malato, rischiano addirittura di aggravare le nostre distorsioni. Ma anche la dimensione spirituale vive un bisogno di integrarsi con le grandi acquisizioni della cultura del XX secolo. Quante delle nostre pratiche spirituali, catechistiche, liturgiche non parlano più all'uomo, parlano un linguaggio d'altri tempi, non svolgono quindi nemmeno più una funzione di liberazione. Ecco,
Darsi pace significa tentare di integrare queste dimensioni, correggerle l'una attraverso l'altra e costruire quindi, potremmo dire, i primi passi di una nuova cultura. Ti sembra che le offerte che oggi ci vengono date dalla società corrispondano a questo bisogno o ancora no? Diciamo che penso che possano corrispondere, sì, però certo bisogna andarsene a cercare molto bene. Per esempio la televisione secondo me non corrisponde assolutamente, mentre cercare un concerto di musica oppure leggere un libro sicuramente sì, però sono cose più individuali, ecco, bisogna andarla a cercare.